Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un bellissimo saggio dal titolo Donne scortesi, la condizione femminile nello specchio della narrativa di corte, pubblicato da pochissimo dalle edizioni La Vela, e l'autrice Fortunata Latella è la nostra graditissima ospite, alla quale io, come mia abitudine, lascio subito la parola per partire già con una prima domanda: perché scortesi? Quindi mi raccomando, a lei la parola, prego. Grazie per l'invito, per l'attenzione, anche a tutti quelli che verranno ad ascoltare, che passeranno da qui e vorranno fermarsi. Perché scortesi? Lo spiego adesso magari nel corso della discussione. Volevo intanto dire che si tratta di un saggio che, come capita spesso, nasce sull'onda di lezioni universitarie tenute per gli studenti delle magistrali, lezioni sui personaggi del romanzo, sull'evoluzione del romanzo, quindi con la necessità di approfondimenti dei personaggi. E dalla constatazione che il tentativo di maggiori conoscenze che riguardano la figura femminile cozzavano contro una certa avarizia delle fonti, sia documentarie che letterarie, no, fonti letterarie no, che degli studi letterari. E in realtà delle donne nel Medioevo non sappiamo molto. I documenti tacciono quasi completamente. In realtà era l'uomo che predominava, l'uomo che andava in guerra, che governava, c'erano delle eccezioni, per carità, ma sono appunto delle eccezioni. Per sapere qualcosa delle donne bisogna un po' arrangiarsi, ecco, in un certo senso. Che cosa consultiamo? Consultiamo delle fonti di natura giuridica, per esempio, quindi le leggi, divieti, proibizioni che riguardano la donna in qualche maniera, ed è quindi, come dire, teoria, non è vita reale. Oppure tutta quella normativa di origine religiosa, ancora una volta, divieti, proibizioni che riguardano la donna e che costituiscono sempre un quadro puramente teorico. Ma la donna in realtà come viveva, come si comportava, come obbediva o disobbediva a queste leggi, a questi dettami, non è facile saperlo. Allora, quando le fonti documentarie tacciono, si ricorre, e lo consigliava già il grande Georges Duby, che era uno storico del Medioevo, si ricorre alle fonti letterarie, che vanno ovviamente considerate, maneggiate con cautela. Uno spazio letterario in cui la donna è decisamente protagonista è appunto la letteratura cortese, che si sviluppò a partire dal sud della Francia, diciamo che occupò pienamente il XII e il XIII secolo, dilagò ben al di fuori dei confini della terra che l'aveva prodotta, perché era un'ideologia che evidentemente corrispondeva a delle esigenze. E in questa ideologia la donna è protagonista. L'impalcatura cortese è quella che hanno creato per primi i trovatori, no? I trovatori sono quelli che irrompono sulla scena letteraria creando qualcosa di assolutamente rivoluzionario rispetto alla letteratura precedente, che era latina, quindi in una lingua che ormai capivano in pochi, che era un po' ingessata, se vogliamo, per tanti versi. Scrivono in volgare, scrivono d'amore e mettono al centro della loro poesia e della loro concezione proprio dell'amore la donna. Ma come? In quale modo? La donna rappresenta una sorta di obiettivo posto in alto rispetto all'uomo. L'amore, diciamo, trovadorico nella forma più pura, la fine amor, l'amore perfetto, prevede una donna lontanissima,
che sembra quasi di poter toccare, ma che non si raggiunge mai. È una donna che è la somma di tutte le virtù, e non solo è bella, ma è bella in una maniera universale. Non troveremo mai una descrizione puntuale di una donna, di una protagonista. Sarà sempre una donna molto bella, con una carnagione luminosa, o con uno sguardo amorevole, elegante, dal bel portamento, dallo sguardo amoroso. Non avremo mai una descrizione vera e propria, sarà sempre un ideale di donna. Ed è anche un personaggio che racchiude delle virtù morali altissime, quindi non è solo bella fuori, è anche bella dentro. Allora, il poeta innamorato, nel tentativo di conquistare questa donna, compie un percorso. Ora, qui siamo su un terreno un po' ossimorico, nel senso che ci sono delle contraddizioni apparenti, perché è un amore che nobilita chi lo prova, ma è anche un amore adultero, necessariamente, obbligatoriamente adultero, perché all'interno della corte, dove tutto si sviluppa, infatti cortese significa relativo alla corte, la corte fornisce i protagonisti, fornisce il pubblico, fornisce i valori. All'interno della corte, la donna a cui l'innamorata aspira è la moglie del signore, quindi è sposata. La differenza e la necessità, dicevo, dell'adulterio dove sta? Sta nel fatto che tra marito e moglie l'amore non esiste, non può esistere, perché il matrimonio presso i ceti aristocratici era un matrimonio concertato a tavolino. Era una sorta di contratto i cui contraenti spesso erano bambini, cioè in cui i tutori decidevano per dei ragazzini che univano alla fine due feudi, due casati, due dinastie, che si incontravano, poi si sposavano, ma non si conoscevano, magari si innamoravano qualche volta, ecco, però l'amore non era in effetti richiesto. E l'amore invece del trovatore, violento, improvviso per la donna, è un amore di elezione, è una scelta. E quindi di natura completamente diversa. È un amore che coinvolge il cuore e la mente, e che costringe l'innamorato a compiere questo percorso verso l'alto, perché la prospettiva è dal basso dell'innamorato verso l'alto della donna. Quindi la donna che incarna questa perfezione rappresenta un faro, una calamita, verso cui il trovatore tende. E questo percorso di avvicinamento è un percorso di crescita, un percorso di affinamento morale, della conquista di alcuni valori, la disciplina interiore, l'autoconsapevolezza, la moderazione nel comportamento. Insomma, è un'educazione sentimentale vera e propria che l'uomo compie. E allora il paradosso dove sta? Sta nel fatto che l'uomo vorrebbe raggiungere la donna, ma in realtà non la vuole raggiungere. Perché se l'afferrasse, se riuscisse a coronare il suo desiderio, e quindi se il rapporto diventasse anche un rapporto concreto, fisico, carnale, questa tensione verrebbe a crollare. E quindi l'amore non avrebbe più quella forza salvifica, miglioratrice, non avrebbe più questo significato di crescita, sarebbe semplicemente un amore consumato, il che non deve essere. Quindi la donna diventa uno strumento di miglioramento per l'uomo, ma è uno strumento. E diciamo, vive in rapporto a questa funzione che ha presso l'uomo. Non so se mi spiego. E quindi un po', non voglio dire un oggetto, ma diciamo appunto ha una funzione precisa. Una piccola minoranza dei trovatori disobbedisce a questa forma purissima di amore soltanto sognato, solo pensato, di fantasia, diciamo, di amore nella fantasia, nel desiderio, e invece celebra l'amore sensuale, l'amore carnale. Ed è questo tipo di rapporto della frangia cosiddetta cavalleresca dei trovatori che passa nella letteratura narrativa, nel racconto, nel romanzo del nord della Francia soprattutto. I nostri protagonisti
consumano, come Tristano e Isotta, consumano il loro rapporto. Allora, abbiamo comunque, già penso di starlo delineando, una sorta di gabbia, una gabbia letteraria ovviamente, in cui la donna viene costretta. E se rimaniamo sul piano della letteratura in senso più ampio, non solo Cortese, troviamo in realtà una contraddizione nella visione della donna, perché a questa esaltazione cortese corrisponde nella letteratura religiosa una denigrazione assoluta. Questa è l'altra faccia della medaglia, ma quello che viene prima dei trovatori della figura cortese. A cominciare dai padri della Chiesa, la donna è stata oggetto di disistima, di disprezzo, di una narrazione sempre molto negativa, figlia di Eva, manipolatrice dell'uomo, peccatrice e incitatrice al peccato verso Adamo. Il chierico, diciamo, l'uomo di chiesa, in realtà temeva la donna perché era un attentato al suo voto di castità, perché non la conosceva, non la frequentava. Già, diciamo, nel Medioevo, le vite, della parte maschile e della parte femminile erano abbastanza separate, ma molto di più, se qualcuno abbracciava la vita, monastica, ovviamente le donne non avevano spazio, quindi non si conoscevano e si temevano e si descrivevano male, se ne parlava malissimo, ma anche in termini veramente offensivi. Quindi, da un lato Eva, al massimo il contrappunto di Eva come modello è la Madonna, ma anche lì un emblema pressoché irraggiungibile. Dall'altro l'esaltazione invece della laica della letteratura trovadori, che poi della letteratura cortese. Siamo comunque sempre all'interno di stereotipi fortissimi, stereotipi letterari, stereotipi femminili, cliché, luoghi comuni, chiamiamoli come vogliamo, sono sempre dei modelli che ci vengono porti della figura femminile. Ma è davvero così? Quindi è del tutto impossibile, leggendo i testi, le opere narrative, cogliere degli aspetti diversi? No, è appunto da questo che nasce, la mia ricerca. E in questo senso le donne sono scortesi, cioè, ci sono c'è la possibilità di intravedere all'interno di queste opere dei comportamenti, dei modi di porgersi, delle possibilità che le donne possiedono e che esulano appunto dalle esigenze di scrittura, perché ovviamente lo scrittore cortese ha le sue regole, deve obbedire delle regole quando scrive un romanzo, un racconto. Quindi, come mi sono regolata per il lavoro? Come ho proceduto? Ho preso in esame una serie di opere che appartengono appunto alla letteratura cortese, opere narrative del XII e del XIII secolo, e ho cercato di leggerle in filigrana per cogliere gli scarti rispetto agli stereotipi e capire quindi delle informazioni fornite involontariamente, inconsapevolmente dagli scrittori, al di là cioè del messaggio esplicito dello scrittore e della sua aderenza alle esigenze della letteratura, della sua scrittura, quindi al di là della sua stessa gabbia. Di cogliere qualcosa che lo scrittore ci dice e che non sa di stare porgendo. Faccio un esempio così che riguarda la vita contemporanea, forse anche abbastanza banale, no? Se noi guardiamo quel filone di film, parliamo del cinema, che è stato fiorentissimo, della commedia sexy all'italiana, ecco, anni 70, credo, 70, primi anni 80, ecco, non è che
tutte le poliziotte, infermiere, insegnanti, ne so, maestre di ballo, non è che fossero in quel modo, no? Così come venivano rappresentate. Quindi è chiaro che una lettura che usa le fonti letterarie proprio come fonti deve saperle leggere. Guardando un film degli anni 70, non penseremo che la donna era in quel modo, però riusciamo a capire come esistesse un immaginario a cui piaceva immaginarle così, pensarle così, che c'era un pubblico probabilmente maschile che gradiva questo tipo di rappresentazioni, e poi ci sono tutta una serie di informazioni sulla società del tempo, sul modo di vivere, che noi possiamo trarre tranquillamente oggi a distanza di qualche decennio. Quindi allo stesso modo possiamo leggere proprio in filigrana queste opere che ci dicono delle cose che ne trasmettono delle altre. Che cosa è emerso da questa lettura? Diciamo che bisogna tener conto innanzitutto dei limiti nel procedere. Il primo limite è la consapevolezza che la realtà viene trasfigurata sul piano ideale. Il secondo limite consiste nella carenza di voci femminili che narrano. Gli autori sono quasi sempre maschi. Ci sono delle autrici, per carità, ma sono anche in questo caso delle eccezioni. Quindi il filtro della voce narrante è un filtro maschile, mentalità maschile, prospettiva maschile. Ancora, un altro problema connesso riguarda la concezione della letteratura come imitazione della realtà. Questo è un problema molto dibattuto dai letterati in tutti i tempi. La realtà è lo specchio della letteratura o viceversa? La letteratura si serve della realtà, e come dobbiamo interpretare un testo letterario come se fosse un riflesso veritiero di ciò che succede oppure no? Insomma, non è un problema facile, ma come diceva ancora Duby, nella fattispecie, nel caso della letteratura cortese, se ha avuto tanto successo, un successo così prolungato, così diffuso, è chiaro che una qualche forma di contatto col reale doveva averla, o comunque doveva rispondere a degli interessi, a un gradimento. Quindi la connessione sicuramente c'è. Si coglieranno naturalmente non soltanto delle condizioni più o meno oggettive, ma anche e soprattutto delle mentalità. Ecco, adesso magari faccio qualche esempio per non rimanere su un piano teorico. Devo dire, prima di fare l'esempio, però, che gli elementi che ho raccolto, i dati che ho estrapolato, sono dati che fanno propendere per una certa forma di veridicità, perché sono spesso coerenti. Cioè, un'osservazione di un dato atteggiamento, di un'usanza, di una caratteristica in un racconto, in un romanzo, non sono quasi mai isolate, ma hanno dei corrispettivi in altri romanzi, in altri racconti, il che permette, no, di rafforzare l'impressione e anche di raggruppare un po' le caratteristiche in categorie. Nello stesso tempo, però, e anche questo è molto interessante, questi dati non sono mai univoci, cioè sono anche abbastanza variegati e testimoniano di una mentalità che non era per niente monolitica. Si capisce chiaramente che c'erano diversi modi di intendere, nella fattispecie appunto la figura femminile, di vedere le cose. Non la si pensava allo stesso modo. Esisteva una mentalità poliedrica, dinamica, un dibattito addirittura. Qualche tema, stavo dicendo, qualche caratteristica tra quelle che appunto ho notato e di cui ho scritto. Ad esempio, la possibilità per la donna di esprimersi, la parola che nella realtà dei fatti, per quello che sappiamo, non era tanto concessa alla donna,
La donna non poteva parlare in pubblico, non potevano predicare, per esempio le donne non potevano esprimere il proprio parere, ma dovevano essere rappresentate da un esponente maschile della famiglia, dal marito, dal fratello, dal padre. Allora troviamo spesso l'uso della parola da parte della donna collegato a un'idea di trasgressione. Un emblema è una protagonista di Chrétien de Troyes, la protagonista del suo primo romanzo, Enide, nelle Recche Enide, che commette il peccato di parlare troppo, ecco, non ci addentriamo troppo, ma fa questo sbaglio. A Enide il marito impone il silenzio e le impone di seguirlo in una serie di avventure senza mai parlare, senza mai rivolgergli la parola. È una sorta di leggere il contrappasso. Enid però disobbedisce e parla, lo fa sempre per avvertire il marito che c'è un pericolo. Allora, parola come trasgressione, disobbedienza, ma nello stesso tempo parola che salva. Quindi c'è questa doppia connotazione. Forse per la difficoltà appunto che avevano le donne a esprimersi, la parola è connotata anche di una certa ambiguità. Che non è difficile immaginare che una donna per ottenere quello che voleva dovesse in qualche maniera un po' girare attorno alle cose, ottenere quello che voleva per vie traverse, non esprimersi direttamente. Allora troviamo spesso la parola della donna vista come doppia, la donna come capace di esprimere un pensiero. Ma dirigendosi, rivolgendosi contemporaneamente a due destinatari e intendendo con lo stesso messaggio due cose diverse, quindi dando al suo messaggio due livelli diversi di intendimento, che non è una cosa facile, però è una caratteristica che vediamo nelle donne. Oppure, per esempio, quello di esprimere il contrario di quello che vorrebbe, perché la donna sa benissimo che non verrebbe ascoltata o non verrebbe accontentata. Quindi assistiamo a scene in cui anche donne di alto rango, principesse, signore del castello, che vogliono qualcosa, che fingono di non volerla e cercano di lavorare in maniera trasversale per ottenere quello che vogliono. Nel caso, per esempio, dell'innamorato, la protagonista vuole sposare un determinato pretendente, ma finge di non sopportarlo, di non volerlo, e induce invece il tutore e i suoi baroni a convincerle, a pregarla di accettarlo. Quindi alla fine ottiene quello che vuole, ma lo fa appunto per vie traverse. Diciamo il limite estremo di questo atteggiamento consiste nella manipolazione. La donna che raggira il suo interlocutore e che riesce a farlo agire così come lei vuole, a vari livelli di gravità, diciamo, no? Ci può essere un'induzione fatta per buoni motivi, in buona fede. Ma ci può essere anche invece una vera e propria violenza di cui l'altro non si rende conto. Ci sono proprio delle manipolatrici seriali, una di queste la troviamo sempre in un romanzo di Chrétien de Troyes, è un'ancella, che agiscono seguendo quasi una metodica che è quella del plagio. Che è quella dell'isolare l'interlocutore facendogli credere di non essere creduto, di essere da solo, di essere lei l'unica amica, è quello di prospettare una realtà veridica perché in parte è composta da elementi veritieri, veri, che l'interlocutore riconosce come tali, ma infarcendo questa verità di cose false. E quindi prospettando una visione distorta della realtà, ecco, è proprio una tecnica messa in atto più volte. Diciamo, da questo punto di vista, questa capacità
eccezionale della donna rispetto all'espressione e all'imposizione della volontà attraverso la parola è qualcosa che probabilmente faceva paura all'uomo. Traspare appunto un po' questo timore, no? Verso quasi un nemico. Lo si rispetta, ma lo si teme nello stesso tempo. Qualche altro tema che purtroppo è ancora attuale riguarda, per esempio, l'alienazione del corpo della donna, cioè la donna vista come corpo sessuale, in senso sessuale, e corpo gestito dall'uomo, e non parlo del marito, non parlo del padre, parlo per esempio di un perfetto estraneo che conquista il castello e che decide di regalare la donna sconfitta a qualcuno dei suoi uomini che si è comportato bene, esattamente come se fosse bottino di guerra, come se fosse una suppellettile, un pezzo del castello. Troviamo questa rappresentazione sia nella sua forma reale, sia in una forma metaforica, nelle narrazioni, nella forma reale proprio attraverso questi regali di cui ho appena parlato. Diciamo che la rappresentazione è quella in fondo di uno stupro di guerra, e per questo dicevo che purtroppo è tuttora, a distanza di secoli veramente, una pratica, purtroppo la stiamo vedendo in questi giorni, ancora vigente. E laddove il destino di un uomo sconfitto è l'uccisione, la decapitazione, quello di una donna è quasi sempre quello appunto dell'oggetto sessuale. Altre volte vediamo, per esempio, una moglie, nel caso di Isotta, ma anche di altre donne, consegnate al branco. Isotta viene consegnata, non proprio consegnata, ma Marco, il marito, una volta scoperto l'adulterio, di Sotta decide di consegnarla a un branco di lebbrosi perché ne facciano quello che vogliono, insomma. Allo stesso modo vediamo delle minacce in questo senso. Quindi è proprio una gestione e una considerazione delle donne proprio come nella sua funzione sessuale. Troviamo anche, per esempio, fanciulle rapite. Rapite a scopo di violenza da esseri deformi mentalmente, fisicamente. Bisogna anche dire che nella narrazione spesso, anzi sempre, queste ragazze vengono salvate. Però non possiamo non pensare che siano riflessi di una realtà che era vissuta. Parlavo poi di una traduzione metaforica di questo stupro di guerra, quando per esempio troviamo l'immagine di una fanciulla, di una donna che è il premio di una giostra, di un torneo tra cavalieri, no? Sembra una cosa bella, apparentemente lo è, ma alla fine è più o meno la stessa cosa, la donna come premio, come palio, come bottino. Oppure nel romanzo sempre di Chrétienne, nell'Ivano, la protagonista viene indotta a sposare l'uccisore del marito. Quindi si tratta di un passaggio di proprietà, cioè è ancora una volta la proprietà, no, dell'uomo ucciso che viene assunta dal nuovo arrivato, è sempre lo stesso meccanismo. Diciamo che, come dicevo prima, non c'è una visione, un panorama, ecco, lo scenario che ci si prospetta non è mai univoco. A proposito, ad esempio, delle differenze, non dico contraddizioni, ma delle differenze, possiamo accennare brevemente a figure come quella di Isotta e quella di Fenice. Isotta è l'innamorata per antonomasia, parlo di lei perché penso sia un patrimonio dell'umanità, la conoscono tutti. Sappiamo che è stata colpita da un amore fatale, invincibile per Tristano e che era un amore che è generato da un filtro, ma che sta all'origine di tutte le peripezie. Isotta si divide.
tra Tristano e Marco, si divide anche sessualmente perché Marco è il marito, Tristano è l'amante. Mentre Fenice, che è un'altra protagonista, ma di un chierico che la pensava diversamente, che era appunto Chrétien de Troyes, pur essendo nella stessa situazione, cioè maritata con un innamorato, si rifiuta, come dice lei, di dividere il corpo dal cuore. Dove va il cuore, va il corpo. E quindi riesce a non consumare il matrimonio con il marito e a dare se stessa soltanto alla persona che ama. Sono due modi diversi, di intendere anche il rapporto appunto adultero. E in realtà ce ne sono tanti, cioè il filone che possiamo rapportare a una certa misoginia vive accanto a un filone che invece esalta la donna. Esistevano dei trattati contro la donna, i blasme des femmes, ma esistevano trattati a favore della donna, i bien des femmes. Quindi questo ci fa capire che esisteva in qualche maniera un dibattito di cui ci giunge poco in realtà, che possiamo cogliere attraverso le opere che leggiamo, ma che probabilmente era molto sentito. Le difese, anche le eccessive difese certe volte, come le denigrazioni, stanno a significare che della donna si parlava, della condizione, del suo modo di essere, delle possibilità. Se ne parlava così come se ne parla oggi. Ecco, la cosa, che forse è un po' triste vedere che magari determinate cose, tutto sommato, non sono cambiate, sono ancora le stesse. Va bene, io mi fermerei qua, penso di aver detto più o meno quello che volevo dire. La ringrazio, ringrazio appunto chi si fermerà ad ascoltare. Beh, è molto interessante, no? Anche perché la letteratura cortese è ricchissima, no? Quindi è un pozzo senza fondo dove pescare cose anche molto diverse tra loro e come lei ha giustamente illustrato, poter leggere in controluce, no? Qualcosa che riguarda la condizione della donna nel Medioevo. Io a questo punto ritengo importante ricordare il titolo del libro, che è Donne scortesi, la condizione femminile nello specchio della narrativa di corte, pubblicato dalle edizioni La Vela da pochissimo, scritto da Fortunata Latella, che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostra gradita ospite che ce ne ha parlato. Io ricordo a tutti voi di continuare a seguire il nostro sito che è www.italiamedievale.org e nella speranza di avere altre future occasioni di collaborare con la professoressa Latella, la ringrazio davvero tanto di aver partecipato. Grazie. Grazie anche a lei. Arrivederci. Signore, cuore, non avere gioia, non avere gioia, non avere gioia.